Eeny, meeny, miny, moe, catch a redneck by its toe, if the haulers let him go. Un vero e proprio inseguimento da film alla Bonnie and Clyde, o perché no, alla Mickey and Mallory di Natural Born Killers, quello andato in scena per le strade di Firenze e che ha visto protagonisti una giovane coppia, 31 anni lui, 24 lei, ed incinta di 4 mesi. I ragazzi, entrambi fiorentini, sono stati arrestati dopo aver tentato la fuga su un motorino rubato. I due, ritenuti responsabili di diversi borseggi avvenuti nel capoluogo nelle ultime settimane, l'ultimo pochi minuti prima dell'arresto in zona Santa Croce, davanti agli occhi dei poliziotti in borghese. Uno scippo in piena regola ad una giovane passante che camminava per strada. I falchi della squadra mobile, che da alcune ore stavano tallonando la coppia, hanno optato però per agire con calma, proseguendo nel pedinamento a distanza, essendo inoltre al corrente della gravidanza della giovane. Ma ad un certo punto, arrivati in via Toscanini, zona Novoli, i due giovani si sono accorti della presenza della polizia e con un'inversione di marcia spericolata hanno dato il via alla folle fuga, prima lanciandosi attraverso un giardino condominiale e poi imboccando la strada sterrata lungo il Mugnone nei pressi del sottopasso del viadotto all'Indiano. L'inseguimento ha trovato poi la sua fine in zona Isolotto grazie all'intervento delle forze dell'ordine. I due ragazzi sono stati denunciati entrambi per furto con strappo in concorso. L'uomo è finito in custodia cautelare nel carcere di Sollicciano, mentre la ragazza ha ricevuto l'obbligo di dimora con divieto di assentarsi la notte.